Ciao, buongiorno. Oggi ti propongo un mini circuito di 1-2 minuti, non ho fatto i calcoli però, vabbè, di poco tempo, di livello più o meno basso, principiante. In ogni caso, il lavoro è sempre lo stesso, nel senso attivazione e fondamentalmente andare a cercare la scioltezza, cioè quindi l'attivazione riguardo al movimento stesso, e quindi ripermettere al corpo di potersi muovere più liberamente, più in scioltezza, che è l'obiettivo dell'equilibrio e anche dell'arrampicata. Ok, si inizia faccia pancia a terra con le punte dei piedi distese, così la fronte appoggiata sopra una mano sopra l'altra, questa maniera qua, fronte appoggiata. Ok, da qui si aprono le gambe e si chiudono, uno chiudere, aprire, chiudere. Quanto si devono aprire dipende da te, insomma, senza esagerare. Quindi si fa 10 volte, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Da qui poi si mettono le mani sotto le spalle, si mettono la punta dei piedi in questa maniera per appoggiare a terra, detto a martello, e si va indietro. Si va indietro, cagnolino, si va indietro, fino indietro, si va indietro, si va indietro fino ad arrivare quasi abbattuta col sedere sui talloni, senza esagerare. Questa posizione si tiene per 5 secondi, 5, no, 10, scusate, 10 secondi, quindi 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Si ritorna avanti, si va un po' più avanti, ecco questa posizione, si lascia scendere il bacino verso terra. Allora, l'ideale sarebbe mantenere le braccia distese, dipende un po' dalla tua scioltezza, puoi anche piegarle effettivamente. Ok, e si fa scendere il bacino piano piano. Lo sguardo si porta verso l'avanti e si tiene in questa posizione da 5-10 secondi, l'ottimale sarebbe 10 secondi, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 e poi si scende, ok? Una volta scesi ci si mette sui gomiti, questa posizione qua, i gomiti sotto le spalle, questa maniera qua, e si continua, si distendono le punte dei piedi e si riapre e chiude, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? Detto ciò, si rimettono, rilassa, si mettono le punte dei piedi a martello, si mettono le mani sotto le spalle e si riva indietro. Quindi si passa dal cagnolino verso dietro, in nuova posizione. Fino a 10 secondi, si tiene, 1, 2, 3, si rilassa anche la testa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In questa posizione si rilassano anche, cioè si strecciano pure i piedi, si allungano pure le dita dei piedi, compagno, di tutto quello che sentirai è abbastanza normale, come anche i crampi sono i tuoi piedi. Quello che ti consiglio è di farlo scalzo, eh? Si va avanti, si riposiziona con le mani, ecco, un po' più avanti del tavolo normale e si va avanti col bacino, si guarda avanti e ora facciamo la variante un po' più complicata. Quindi, da così si porta avanti, prima una spalla e si fa la rotazione, poi l'altra spalla, poi una spalla e poi l'altra spalla. Quindi si guarda un po' a sinistra e poi si riguarda a destra. Quindi facciamo 3 e 3, poi si va giù, ok? L'ultimo livello è, come dire, si guarda sotto, braccia aperte con un aereo, si alza su e si fa, e si riapre e si chiude con la punta dei piedi stese, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, si abbassa. Si riportano le mani sotto le spalle,
si rimettono i piedi a martello e si va di nuovo indietro. Giù. Fino dietro. Ok, si conta. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009 e 1010. Se ci ricorda avanti, così si abbassa il bacino. Questa è la posizione del serpente, del cobra, insomma come lo vuoi chiamare. Questo lavora sia diciamo sulle articolazioni della schiena, sia sull'allungamento del tutto quello che comporta addominali bassi e tutti i muscoli del bacino. Si distendono i piedi, scusami, distendi i piedi indietro, così guardi avanti e poi basta, esce. Ok, per oggi circuito avviato. Maya, vuoi provare? Facciamo le correzioni? Ok, vai, vieni. Non ho guardato proprio tutto. Sta vedendo l'albero che ci aveva niente. Mettiti sdraiata. Ole. Ok, sdraiata. Le mani una davanti all'altra, questa maniera. Ok, così. Ora, piano piano, vai, apri e chiudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Riesci, aspetta, devi stare in silenzio. La presentazione viene male, riuscì. Ok, ora da qui metti le manine qua. Ok, vai indietro, senza muovere il sederino. Vai indietro, vai indietro, vai indietro. I piedi così uniti, le punte dei piedi verso il basso, a martello, così. Ok, vai indietro ancora con le mani, vai indietro, e rimani così. Ecco, che stretch le dita, senti che stretch le dita, soffi il sorriso. Vai giù e giù la testa. Le mani lasciale un po' più avanti, così, e rilassa la testa così. E così allunghi tutta questa parte qua. Si lavora qua sul bacino, ok? E si lavora su. Lo strecciare, rilassa giù la testa, così. Ora vai in avanti, ti porti avanti, basta però. No, i piedi, no, il ginocchio, lasciala i piedi. Mi stendi i piedi, vai in avanti così e vai giù col sederino. Guardi avanti e tieni 1001, 1002, 1003, 1004 e 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Vai giù, si piega giù. Ok. Ok. Ora ti metti sui gomiti, così. Apri e chiudi 10 volte. 1, 2, 3, sì, è diverso. 4, 5, apri più. 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Ora ti metti giù le mani qua sotto perché ti sei girata. Notare che la differenza è rimanere fermi. Vai indietro, cagnolino, vai indietro. Stai ferma col sederino, metti i piedi a martello. Ok, vai indietro, giù così e giù la testa. Okay. Ovviamente lei vedete come può essere sciolta, dietro non ce la faccio. Okay. Puoi anche appoggiare la fronte per terra, perfetto. Ok, 1001 e da giù, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 e 1010. Ora vai avanti, ok, così, bravissima, ok? No, palmo a terra, così, ok? E ora giù il sederino, ok, così. Sei sciortissima, brava, ora porti avanti una spalla. No, guardi di qua, guarda tutta a sinistra, porta avanti la spalla, piano, e guarda di là, così. Poi guardi dall'altra parte, devi tenere un po' la posizione, dall'altra parte, due, dall'altra parte, due, tre, e giù, ok? Lo so. Ok, ora metti l'aeroplanino, con le braccia un po' più aperte, così, pronta così, ora guarda per terra, così, alzati così. Ok, ora apri e chiudi le gambe. 1, 2,
4, 5, guarda per terra, 6, 7, 8, 9 e 10. Aspetta, non è finito, vai indietro, vai indietro, vai indietro, metti i piedi al martello, così, e vai di nuovo indietro giù. Ok, tu che ci riesci, vai fino a qui. Ok? Dobbiamo fare streccia in piedi qua, eh? Andiamo a strecciarli un po' i piedini. Dai, dai, dai. 1001, 1002, gira giusto sederino. 3, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 e 1010. Rivai su. Ok, e basta, finito. 5.